che centra subito in avanti sulla corsia di sinistra, il cross di Tosto, Di Francesco rincorre il pallone. Il cross in mezzo, Hubner anticipa Stefani, Piacenza in vantaggio al sesto minuto, tredicesimo gol della stagione per Hubner. Ancora il Piacenza in avanti, cross di Tosto, riesce la sponda qui a Hubner, rovesciata di Di Francesco, alta ma applausi al Piacenza. Poi Stefani trattiene nettamente Hubner per la rigore per la squadra di Cagni. Batte Maresca, spiazzato Fiori, 2-0 per il Piacenza al sedicesimo. Oggi passo d'addio in bianco-rosso per Maresca. Il Piacenza che potrebbe portarsi sul 3-0, ma Hubner, lanciato da Tosto, si sbilancia e regala la palla a Fiori. Milan fino a questo punto solo un atto di presenza, poi lancio di Dallabona. Tosto commette fallo su Ba appena dentro l'area, anche stavolta è netta la trattenuta, è rigore per il Milan. Trasforma Brocchi, 2-1 il punteggio al 29esimo. Passano solo due minuti, Baiocco di potenza su Welbeck, cerca e trova lo spazio per il cross, colpo di testa vincente di Marchionni, unica marcatura con la maglia del Piacenza dopo il trasferimento di gennaio dal Parma, 3-1 al 31esimo. Oggi molto svogliato anche Redondo, sua questa punizione insidiosa deviata dalla barriera. E nel finale di tempo, ancora protagonista Hubner su cross di Gurenka. E poi in evidenza il tandem tra i giovani Matri e Piccolo che impegna guarda al bene. Finisce il primo tempo e si riprende sempre col Piacenza a fare la partita. Spunto di Baiocco, si libera di Helberg e da interno area calcia all'alto. Sempre l'ex centrocampista di Perugia Juventus, qui lancia Hubner in profondità. Difesa rossonera molto alta, ma il tiro è sull'esterno della rete. Poi per due volte Maresca cerca la soluzione personale, prima Fiori, poi anche un po' di sfortuna, negano il gol. Ma vuol godere fino in fondo l'ultimo scorcio di Serie A, il Piacenza, lancio di Baiocco da centrocampo, difesa del Milan assente, scatto di Hubner del 4-1, doppietta e 14esimo gol in campionato. Restano da raccontare nel recupero il palo colpito da Piccolo e il sogno mancato di un gol subito in Serie A. E a seguire il pallonetto gioiello di Brocchi su alla doppietta che fissa il punteggio finale, Piacenza 4, Milan 2. Un saluto a Fabrizio Maffei e tutto dal Garigli. Grazie, grazie. Usufruissero di una certa modesta opposizione degli avversari, come tutti pensavano d'altra parte. Intanto mi sembra giusto perlomeno che ci sia lo spareggio, tutto sommato è credo la soluzione più equa. Ed è giusto.